Anche il Consiglio regionale del Molise è impegnato nell'approvazione di un apposito atto per formalizzare entro il prossimo 30 settembre le richieste di referendum abrogativo di parte dell'articolo 35 del decreto sviluppo. Tale articolo, nell'introdurre il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro il limite delle 12 miglia dalle linee di costa, fa tuttavia salvi alcuni procedimenti concessori autorizzativi antecedenti al 2010, interrotti in quell'anno dal decreto legislativo 128. In buona sostanza, rimarcata la necessità di contrastare le trivellazioni nel mare Adriatico per una serie di motivazioni che abbracciano aspetti ambientali, di tutela della salute e turistici. Accanto all'impegno al no dei comitati, associazioni e cittadini, dunque quello delle regioni Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia, Molise e Basilicata. Proprio quest'ultima ha già formalizzato la richiesta di referendum abrogativo. Ed oggi a Palazzo Moffa l'argomento ha tenuto banco tra i primi punti all'ordine del giorno. Dopo l'ennesimo ritardo, oltre un'ora nell'apertura dei lavori del Consiglio, a relazionare sulla questione il consigliere Salvatore Ciocca. Il Molise, insieme a altre 5 regioni, forse se ne aggiungeranno altre 2, in particolare Sardegna e Sicilia, pur non essendo regioni prospicienti dell'Adriatico, ha deciso di attivarsi affinché ci sia questo referendum. Il mare Adriatico non può essere, essendo un mare chiuso, un mare dove potremmo avere delle tragedie in mani solo per avere questo sfruttamento. Il discorso va fatto in Italia, adesso si fa pressione quindi presso il governo di rimodulare questo interesse che pur c'è, ma soprattutto va fatto anche in ottica europea, perché non è sufficiente che lo impediamo noi della parte italiana, ma bisogna dialogare anche con Croazia e con le altre nazioni che si affacciano dall'altro lato. Dovrebbe essere una moratoria generale e questo è il primo passo, e crediamo di dare un contributo importante. Non soltanto le trivellazioni, quelle vere e proprie, ma anche quelle di prova, affinché ci sia completamente una moratoria nell'attesa di un futuro che ci ha più garanzie. Sono 5 i quesiti, però riguardano tutti, chi in un modo e chi in altro, lo Sblocca Italia, dove andiamo a chiedere l'abrogazione di alcuni articoli per impedire proprio che questo avvenga.